Seconda parte, considera questa funzione con b costante reale positiva da determinare in modo che questo seno abbia lo stesso periodo di f, cioè 4. Dimostra che la porzione quadrata OABC, cioè questa, viene suddivisa dai grafici di f e s in tre parti distinte, determina la probabilità che un punto preso a caso all'interno del quadrato ricada in ciascuna delle tre parti. Il modo più semplice per trovare il valore della costante b è richiedere che sen b valga 1, cosa che accade quando l'argomento è pi greco mezzi, quindi bx è pi greco mezzi. Ma quando è che il seno vale 1? Siccome deve avere periodo 4, il suo grafico deve essere così, praticamente un po' come la funzione f. E quindi il valore 1 di altezza lo assume per x uguale a 1. Quindi l'argomento bx deve valere pi greco mezzi, ma x vale 1, quindi b è pi greco mezzi. Ci sono altri due modi per calcolare il valore di b pi greco mezzi. Uno è quello di richiedere la condizione di periodicità, cioè il seno di bx calcolato un periodo più avanti, quindi nel punto x più 4, deve valere esattamente come calcolato nel punto x. Quindi l'argomento b che moltiplica x più 4 deve essere uguale all'argomento iniziale bx più 2π. Svolgendo i calcoli si trova b uguale 2π su t, cioè 2π su 4π mezzi. Questo perché in generale, quando l'argomento del seno è una funzione di x, eccolo qui alfa x, il valore del seno calcolato in un punto x spostato in avanti di un periodo t, quindi x più t, o indietro di un periodo t, x più t, non deve cambiare il valore del seno, quindi vuol dire che il nuovo argomento, alfa calcolato in x più t, deve essere uguale al vecchio argomento, alfa x, sommato 2π. Il terzo modo è quello di ragionare in termini di compressioni e dilatazioni orizzontali. Normalmente il sen x ha un periodo di 2π, che è un po' più di 6, circa 6,28. Qui invece deve avere un periodo più corto, 4. Quindi deve essere ridotto il periodo di un fattore 4 diviso 2π. Per farlo bisogna moltiplicare x per un fattore b maggiore di 1 pari al reciproco di 4 diviso 2π, cioè 2π diviso 4. Eccolo qua il fattore 2π diviso 4 maggiore di 1. Questo fattore quindi è π mezzi. Infatti, siccome questo fattore b è maggiore di 1, è 2π quarti, allora la x dovrà essere accorciata per compensare questo fattore maggiore di 1. Deve essere accorciata, quindi compressa del reciproco di 2π quarti, cioè di π mezzi. Cioè con una x accorciata il seno assume lo stesso valore che assumerebbe sen x. Perciò sen bx assume gli stessi valori di sen x per x più brevi. E così il grafico viene accorciato in orizzontale. Questa quindi è la funzione s, che è seno di pi greco mezzi x. E qui vediamo il quadrato di lato 1 con le tre parti, le tre regioni individuate dalle due funzioni, che sono la f, questa nera, che sarebbe la funzione y uguale x, e questa funzione s, questa verde, che è seno di pi greco mezzi x. Preso un punto a caso nel quadrato, la probabilità che si trovi nella regione triangolare questa è un mezzo. Quindi un mezzo è la probabilità di trovare il punto in questo triangolo. Naturalmente la probabilità totale deve essere 1, perché infatti il quadrato ha area 1. Questo quindi è un mezzo perché è metà dell'area del quadrato. La probabilità invece di trovare il punto in questa regione mistilinea, compresa tra la curva verde e la curva nera, si trova facendo l'integrale definito, perché è l'area, no? L'area di questa parte è l'integrale definito tra 0 e 1 della differenza fra le due curve, quindi sen bx meno x per dx. Oppure si potrebbe anche calcolare quest'area di questa fetta P2 come l'area sottesa da tutta la funzione verde, quindi l'integrale definito di sen bx dx tra 0 e 1, meno questo un mezzo, l'area di questo triangolo. Infatti se uno svolge l'integrale sopra, la seconda parte, l'integrale tra 0 e 1 di meno x dx, dà meno x quadrato mezzi tra 0 e 1, quindi dà meno un mezzo. L'area sotto la curva verde fino all'asse orizzontale, quindi tutta questa area qua, la chiamo IV. V sta per verde, l'area sottesa dalla funzione verde. Me la calcolo qui, è un integrale immediato, B vale pi greco mezzi, faccio venire il differenziale di pi greco mezzi x moltiplicando per 2 diviso pi greco, chiamo t questo pi greco mezzi x, quindi ho sen t di t sarebbe il
meno differenziale del coseno. L'integrale di tanti differenziali è la somma di tanti contributi. Integrale e differenziale si semplificano, quindi rimane il coseno di t da calcolare tra 1 e 0. Scambiando gli estremi di integrazione sparisce il segno meno. Tra 1 e 0 valori di x. Quindi 2 su pi greco coseno di t, ma t era, abbiamo detto, pi greco mezzi x, con x da calcolarsi tra 1 e 0. Quindi coseno di 0, 1, meno coseno di pi greco mezzi, 0. Quest'area è 2 su pi greco, circa uguale a 0,64, ragionevole, perché vediamo che è un po' più di un mezzo, un po' più di 0,5. 0,5 era l'area di questo triangolo. La differenza fra questo valore 2 su pi greco e meno un mezzo ci dà l'area di questa fetta, che abbiamo chiamato P2. La probabilità di trovare il punto preso a caso all'interno del quadrato in questa regione. Quindi P2 è 2 pi greco meno un mezzo, circa 0,14. Infatti sarebbe 0,64 circa meno un mezzo. Infine P3 è quest'area qua bianca e è la probabilità di trovare il punto preso a caso nel quadrato di trovarlo in questa regione bianca. Si può calcolare come 1, che è tutta l'area del quadrato, quindi la probabilità totale, meno P2 meno P1. Ed eccolo qui, ma più semplicemente si può calcolare come 1 meno IV, perché IV era l'area sottesa da sen bx. Quindi togliamo a tutta l'area del quadrato, cioè 1, togliamo la parte sotto a sen bx e rimane questa fetta bianca qua. 1 meno 2 su pi greco, il risultato è circa 0,36, infatti IV era 0,64. In conclusione abbiamo P1 un mezzo, P2 2 pi greco meno un mezzo, P1 è questa un mezzo, P2 è IV, cioè tutta quest'area 2 pi greco meno un mezzo, e P3 è tutto il quadrato 1 meno IV, cioè meno 2 su pi greco. Eccolo.